Ci troviamo all'interno della casa di riposo di Rue Volciano in provincia di Brescia. La struttura è nata nel 1950 nell'ambito di un comitato autonomo di assistenza, formato dall'amministrazione comunale in seguito agli sconquassi della guerra. In seguito al recente cambio di gestione della casa di riposo, è stata data la possibilità agli ospiti della struttura di partecipare a varie attività, in modo da intrattenerli e permettere loro di rapportarsi con le nuove generazioni ed il mondo esterno. Tra i vari progetti è nata l'idea di una mostra fotografica realizzata dagli studenti dell'Istituto Giacomo Perlasca di Bobarno, che hanno potuto ritrarre situazioni di quotidianità degli anziani ospitati. L'idea è nata lo scorso anno scolastico, stavo facendo lezione, mi hanno chiamato, c'era una telefonata per me, era la nuova direttrice della casa di riposo di Rue Volciano, che mi chiedeva una collaborazione con l'istituto grafico. La collaborazione non sapeva neanche lei come portarla avanti, però l'unica cosa di cui era particolarmente convinta è che servisse proprio sia per la sua struttura, ma anche per noi, per i nostri giovani, conoscere una realtà come quella della casa di riposo. Il risultato è stato molto buono nonostante avessimo poco tempo. C'è stata disponibilità da parte della scuola, dei professori e dei ragazzi. Il risultato è stato davvero buono. Gli studenti, nel corso dei mesi di ottobre e novembre del 2014, si sono recati più volte alla casa di riposo, dove, seguiti e affiancati da un docente, hanno scattato le fotografie che faranno parte della mostra, ideata e progettata nei mesi successivi. Come docente sto seguendo le riprese fotografiche e anche le riprese video relative appunto al progetto Generazione Confronto. La mostra verrà presentata al pubblico, quindi verrà inaugurata il 16 di maggio alle 10 e verrà presentata alla casa di riposo di Rue Volciano e poi rimarrà aperta per il pubblico per tutto il tempo dell'anno. Il progetto è stato molto interessante, non solo per la scuola che è stata coinvolta in modo positivo in un'iniziativa esterna, dove ha potuto confrontarsi con realtà lavorative, ma anche per i ragazzi che hanno potuto vedere un ambiente che non fa parte della loro quotidianità. Come ad esempio rapportarsi con le persone anziane che ormai sono emarginate tutti i giorni. Non sempre un ambiente facile con cui interagire, perché è distante da quello che è il mondo dei giovani, che grazie a questa esperienza hanno potuto rendersi conto di come gli anziani possono ancora trasmettere degli ottimi messaggi di vita e fare la differenza nel mondo di oggi. Beh, credo che sì, sia stato un bel modo per imparare qualcosa di diverso che a scuola di sicuro non si studia, come ad esempio rapportarsi con dei clienti o sapere come comportarsi quando si deve fare delle foto delle persone, magari senza essere in uno studio o in un determinato contesto. Quindi sì, secondo me è stato un bel modo per imparare qualcosa di nuovo. Prima di affrontare questa esperienza, gli alunni hanno partecipato a incontri di preparazione con le operatrici della struttura, al fine di imparare ad interagire e ad affrontare una situazione particolare come quella della casa di riposo, ma anche per avere una panoramica delle attività che vi si svolgono. Allora, le attività sono varie, da attività cognitive, quindi per allenamento mentale, ad attività manipolatorie, quindi attività manuali che comunque vanno a stimolare le capacità motorie residue. Oltre alle solite attività che si svolgono all'interno della casa di riposo, il Museo Archeologico del Comune di Gavardo ha dato la possibilità di intrattenere gli ospiti della struttura con delle visite guidate, dove hanno potuto cimentarsi nelle antiche attività che vi si svolgevano in Valsabbia nell'era preistorica, come ad esempio la creazione di piccoli vasi e l'uso del telaio. Ho salutato con molta gioia un'iniziativa che avete fatto in precedenza. La mostra fotografica aiuta i giovani, che siete voi naturalmente, a capire come diventerete tra 60 anni e aiuta soprattutto gli anziani a capire che c'è ancora un mondo esterno.
fate un'opera di bene e soprattutto educativa per voi. Sì, perché è stata un'esperienza che ci ha aperto gli occhi, ci ha fatto vedere e toccare con mano anche situazioni abbastanza difficili e quanto ci ha fatto capire quanto sia stato facile, quanto è facile dare, regalare un sorriso a una persona anche con tutti i problemi che l'affligge. Sai, vivendo sempre insieme ai ragazzi, io non mi pare di essere non un ragazzo come loro, però a mio agio, hai capito? Adesso vedendoli poi dopo sono stato meravigliato, sul serio. Quindi è contento dei giovani? Ma ci mancherebbe, te l'ho detto, ho vissuto tanti anni che per me mi pare di avere la stessa età, mi pare, eh? Sì. Non poco.